passati solo pochi giorni e l'idea di Firenze in armonia di aiutare gli allevatori, ecco che si concretizza. E iniziamo il carico. Siamo insieme a uno dei nostri soci che ha messo a disposizione il suo furgone ed ecco il chimico farmaceutico che sta cominciando a caricare il materiale. Questi sono i nostri autisti. Questo è il primo camion messo a disposizione dallo stabilimento chimico farmaceutico militare. Diciamo che abbiamo trovato subito la disposizione morale di queste persone, erano col sorriso sulla bocca nell'intraprendere questa missione. Ed ecco inizia la nostra partenza. L'andata è stata contornata di sensazioni particolari. Siamo partiti entusiasti e siamo arrivati orgogliosi, anche se lo stato d'animo tutto a un tratto è cambiato. La colonna è preceduta da due mezzi militari ed ecco che la possiamo vedere tutta. Le macchine sono stipate all'inverosimile di mangime. Non c'era uno spazio libero. Ecco il nostro simbolo che primeggia dietro i camion militari che aprono la pista. Ci avviciniamo purtroppo piano piano a queste terre martoriate. Eccoci. Guarda di qua, guarda qua. Si cominciano a vedere le rovine. Chiamarle rovine è un vezzeggiativo. È completamente case distrutte. I setti hanno spiaccicato la parte inferiore delle abitazioni. Abitazioni che hanno retto per decenni, fatte sì di sassi e di malta piuttosto grezza, però lì sono le prime baracche di alcuni allevatori che non vogliono lasciare la loro terra. Qui c'è la guardia di finanza che controlla. Ed ecco che arriviamo dai due allevatori. Si sono ritrovati insieme. Qui siamo dall'allevamento di Di Maio e l'altro Ernesto l'ha raggiunto con il trattore in modo tale da poter caricare e dividersi equamente i sacchi. Che erano francamente li abbiamo raccolti in pochi giorni. Notate la diligenza quasi scolastica di noi che ci mettiamo in fila per scaricare i sacchi che ci vengono passati dai maresciallo Antuono e dai maresciallo Roscani. Stiamo scaricando il primo mezzo. Siamo quasi meticolosi nel mettere questo mangime a disposizione di questi due allevatori. Volevamo proprio che fossero ripartiti in maniera equa, che il nostro dono arrivasse a destinazione in maniera perfetta. Siamo tutti lì. Tutti in quel fango, in quella mota, ma incuranti di questo fatto. Se vedete, tutto è crollato, anche quello che apparentemente sembra sano dovrà essere demolito. Questa è la roulotte dove vivono in questo momento i due allevatori. Questo è il primo carico stipato e questo è il secondo, quello di Ernesto D'Alessio. Questa è la stalla, potete notare come il tetto è aperto. Questa stalla andrà demolita
un'altra scossa dura e può darsi che la, questa stalla crolli, speriamo di no, perché ci rimetterebbe le bestie che sono sotto, che sono tante. Sì. Sembrano tristi anche le bestie. Queste macerie sono praticamente a ogni colpo d'occhio c'è qualcosa che non è più in piedi, c'è qualcosa che è crollato. E qui siamo in una delle aziende che francamente ha subito forse meno danni, per modo di dire, perché ripeto, tutto dovrà essere demolito e ricostruito. Qui continuiamo il nostro scarico. Avevamo mangime da mucche da latte, mucche da macello e pollame. Tutto raccolto in pochissimi giorni. La solidarietà è stata meravigliosa di tutti, dei soci prima di Firenze in Armonia, ma anche di chi ha saputo che Firenze in Armonia faceva questa raccolta e che veniva destinata. Ecco le auto. Un'auto, eccone un'altra, che si susseguivano. Gli ammortizzatori potevano respirare, eravamo carichi veramente. Gli agnellini. Eccoci, in un angolo della stalla il simbolo della rinascita. La forza della vita è superiore a tutte le rovine e le catastrofi che abbiamo visto fino adesso. Ci sono due vitellini che hanno un giorno di vita. La vita continua, va avanti. Su questi pantaloni? Carico il primo elevatore. Questo si prende bene, vedi? Cioè, te mi fai appassare? Io sto ben dritto, non più. Siamo per la donnina. La donnina no, no, per quella donnina. Ci sono messa anche poco. Andiamo dopo. Torini, ma fallo alle robe. Eh? Ora si fa, ora. A chi si guarda? Lo devo guardare. Basta, ridi. Dove volete? Basta, ridi. Bravo. Dai, detto. Via, partiamo giù che è tardi ormai. Dai. Via. Ciao a tutti. Ciao a tutti, grazie. Allora andiamo dietro. Questo è il sindaco Sergio Pirozzi. Che hanno fatto il provvedimento che mettono la sospensione. E la farà Ferrari. La farà Chiomi. Capito? Ci ha tenuto oltre mezz'ora, abbiamo abbreviato il tutto perché ci ha illustrato proprio il suo programma con la determinazione. Siamo andati via e queste purtroppo sono le immagini di quando siamo arrivati e di quando andiamo via. Superiamo il secondo allevatore, Ernesto D'Alessio, col suo carico. Salutiamo. Ancora lui. Paesi rasi al suolo, non c'è niente di sano. Ecco le prime casette, quelle famose consegnate ai primi 25 abitanti, sono state sorteggiate. Ancora senza strutture, questa è l'ex scuola, impraticabile, una terrazza completamente crollata e palazzi distrutti.